Io questi ragazzi cerco di capirli, cerco di guardarli, cerco di vederli, ma io più li guardo, più li osservo e più mi ispirano due sentimenti uguali ma contrastanti, sì, perché mi fanno invidia e mi fanno pena. Mi fanno invidia perché sono belli, alti, stupendi, non so che cazzo danno a magnà. Se altezza e mezza bellezza, la nostra generazione già ci ha cagato in partenza, perché noi non siamo cresciuti più di tanto, noi stiamo stoppato lo sviluppo. Noi siamo così, quelli sono alti, belli, vedi sulla spiaggia, muscolosi, tutti i muscoli definiti, i bicipiti, i pettorali, gli addominali che non sono addominali, sembra la tavoletta che la nonna ce li panna alla fonte, che Giovanni la ponte, alti, belli. Anche l'inverno, quando camminano per la strada tutti vestiti, fanno il corso, camminano e ogni tanto fanno... E tu dici, poveracci, vedi, è bello, è alto, però sta male, c'è qualche balli San Vito. Invece no, perché se gli apri la giacca, gli apri la camicia, gli alzi la maglietta, sulla pelle ci hanno attaccate le pecette bianche. Col filo elettrico va a finire una scatoletta che sta qua, che si chiama Tesemed, che sta attaccata a 2,20 e quelli dalla scossa, come quando accedi il cunico. Per fare l'allenamento passivo, io ho visto dei culi muoversi da soli. Come fa un sedere a aprirsi e chiudersi da solo? Ma soprattutto, nel momento in cui scappa la scoreggia, si chiude lo culo, non riesce s'aria, dalle bocca, bisogna stare attenti che uno piglia l'embolia al cervello, porca miseria, E questi sono alti, sono belli, sono muscolosi, e io non lo so, c'hanno i tatuaggi, anche noi ce l'avevamo i tatuaggi, uscivano le cingomme Paperopoli, si attaccavano con l'acqua sopra la mano, duravano 4 giorni, al secondo giorno nostro padre, chi è sta zezzaria sopra la mano? Inzo fatto un zezzone, se ne levi domani te le vengono gli axi che la ritene di ferro, Nei nostri tempi nostro padre alle 7 di mattina della domenica entrava in cucina. Marie, chi è? Dove sta quello? Andò, e alle 7 della domenica sta a dormire lo Bardascio. Che sta a fare? Sta a dormire? E che sono fatto le bosciate, Mannaggia la miseria! Entrava in camera nostra e mica diceva come mo si fa, papà svegliati che è giorno. No, lui prendeva la parte più alta della serranda, la corda della serranda, e faceva una botta sola, si passava dal buio della stanza solo in faccia. Bra! Chi è? Oddio, è perché papà stava a fare un letto, te ne ricordi? Al buio lo stavo facendo, capito? Sta a posto. Perché c'era la paura, capito? Io li guardo, li osservo, questi sono alti, a me fanno invidia perché hanno questa altezza loro, no? Io dico, hanno le gambe, così mi sono messo vicino a uno, una volta sul cammellone c'è la gamba così. Ho detto, se lui fa un passo, fa 2 passi dei miei. Ma perché non riescono a fare il passo normale? Non ci riescono, anche se lo potrebbero fare, perché portano questi cacchio di pantalone in chilo cavallo e quelli qui, una inutile, quelli calati fino a qua, che il cavallo ce l'hanno qua, quelli che quando si piegano si vede mezzo culo da fuori come il tubista quando deve la casa aggiusta le tube, L'altro giorno ho visto 2 che stavano camminando, uno c'aveva fretta, ha detto all'altro, io mando che sta passando l'autobus, ma lo perdeme, ecco, moving! Tutti! Sono i ragazzi di oggi, tutti un po' cammelloni, non vanno lontano, troppo lontano. La pigrizia è la loro passione, il giorno non fanno niente, per provare emozioni, sul web incontrano tutti. C'è Mangondrà sopra la chat, me, se c'è. Sono i ragazzi di oggi, non fanno più il militare, dentro sembrano vuoti, ma vogliono qualcuno da amare. A casa sono sempre da soli, cercano molta avventura, anche se delle donne loro hanno un po' paura. Finché qualcosa cambierà, finché qualcuno gli dirà, ma scusa un po', fammi questa promessa in modo diverso, impara a gestire le tue emozioni. Tu con tutti gli amici riprendi la bici ed è una svolta al tuo destino.